Amici, bentrovati sul mio canale. Allora, sto guardando questo aggregatum che sta in ottima salute, vedete, che cresce veramente in maniera molto aggregata, talmente aggregata che là sotto c'è una nuova piantina. Sta andando sotto, piano piano questo crescerà completamente sotto. Vedete dove sta agganciato? Proprio giù alla base, è da lì che nasce la nuova piantina. Eccola là. Allora, siccome lui tende ad andare un po' come gli pare, metterlo nel vaso è difficile, infatti tanti consigliano di metterlo in zattera. In zattera diventa difficile gestirlo perché poi dentro l'ambiente domestico con un 40% di umidità diventa un pochino difficile, che dovremmo stare sempre a dare acqua. Allora, rimane un po' asciuttino, quindi vuol dire che le radici e prendono poca di acqua perché stanno troppo fuori, quindi diciamo che lui ha un portamento non da vaso, quindi nel vaso rischiamo che praticamente le nuove piantine saranno sommerse. Mi studio insieme a voi un sistema per poterlo gestire al meglio, in modo tale che lui possa seguitare a scendere come vuole, nello stesso tempo a bagnare un po' le radici, perché è come se stesse a riposo, ma le radici pescano poco perché stanno fuori del vaso, quindi bisogna che mi studio qualcosa per poterla far star bene e rispettare la sua natura di pianta aggregata. Allora, vediamo quello che riusciamo a fare, quello che riesco a partorire dalla mia testa. Un contenitore vuoto, tiriamo fuori l'aggregatum dal vaso di terracotta. Eccolo qua. Tirato fuori l'aggregatum del vaso di terracotta, vedete che le radici non sono tutte quante ben valide e attive. Quelle più bianche sono quelle più buone, quelle un pochino più scure sono radici a metà. Quindi quando vedete che sopra qualche bulbo è così accartocciato, non siamo nel periodo di riposo, perché l'aggregatum fa un periodo di riposo, ma le radici sono un pochino a metà. Una cosa caratteristica che vi faccio vedere è che anche le radici a metà possono far uscire nuove radici. Quindi questa che vedete qui è una radice a metà, ha fatto uscire dei nuovi getti. La pianta ha bisogno di praticamente nutrirsi meglio a livello radicale. Come possiamo fare per risolvere questo problema? Vedete che qualche radice si era attaccata al lapillo vulcanico. Facciamo questo semplice tipo di lavoro. Cerchiamo di farla star meglio perché lei praticamente ha questo portamento qui. Praticamente è talmente dritta dietro qua sulla schiena, è talmente dritta che metterla in un vaso diventa difficile. Come vi dicevo, le nuove crescite vengono fuori da sotto. Ecco perché diventa un pochino difficile poterla gestire. Lei andrebbe messa in zattera, in modo tale che tutto quello che lei produrrà da sotto, tutto quello che lei farà uscire da sotto, questa rimane dietro come struttura e la parte vecchia iniziale di quando ho comprato la pianta. Dobbiamo trovare una soluzione per poter far sì che lei possa seguitare a svilupparsi sotto. Da sotto, come state vedendo, questa nuova piantina che sta uscendo, poi come ne è uscita una, ne usciranno altre, ma sempre partendo da sotto. Praticamente dobbiamo fare questo tipo di lavoro se la vogliamo sempre rimettere nel vaso di terracotta dove era prima. Prendiamo, questo è un pezzo di listello di legno di parquet. Non mi dite il nome del tipo di legno perché non sono così esperto, però era un pezzettino di legno. Se la adagiamo come lei vuole essere adagiata, praticamente su questo pezzettino di listello di legno di parquet, lei già ha il suo portamento, ha già questo il portamento, però abbiamo detto che praticamente in zattera non abbiamo le condizioni in casa di poterla gestire. Allora facciamo così, abbiamo detto la mettiamo sul listellino di parquet. La pianta la mettiamo come lei vuole essere messa, essendo completamente piatta qua, la appoggiamo in questa maniera sul listello di parquet. Facciamo una semplice cosa, prendiamo un pochino di sfagno che serve per tenere
umida la parte alta delle radici che altrimenti nel vaso mi rimaneva un pochino scoperta, ma giusto quella quantità di sfagno che serve per poter far sì che la parte della pianta che rimane fuori del legno possa avere il giusto nutrimento e la giusta umidità. Poi prendiamo un pezzettino di questo filo qua, questo filo con cui leghiamo le zattere. Se non lo conoscete, è un semplice filo che ha un metallo dentro, un metallo che ci permette di poterlo girare e lavorare. Fissiamo il tutto in questa maniera come se stessimo facendo una zattera. Giriamo il pezzettino di fil di ferro che abbiamo fatto in modo tale che leghiamo questo pochino di sfagno che abbiamo messo per mantenere un pochino più umide le radici, perché lei o lui rimarrà ancora fuori. Quindi in casa la zattera non è possibile tenerla perché mi si asciuga tantissimo e sarebbe lo stesso risultato che vedete con i bulbi. Già fatta la prova, i bulbi sarebbero già secchi perché ogni 6 ore in casa, sto vedendo questi giorni, ogni 6 ore bisogna ribagnare. Quando abbiamo fissato con quel filo che vi facevo vedere che c'è il metallo dentro, tagliamo la parte di filo eccedente, diamo un'altra giratina, un'altra girata al filo in modo tale che la nostra, eccola qua, la nostra pianta possa tenersi. L'abbiamo aggiunto praticamente, abbiamo aggiunto un supporto dietro che sarebbe il listello di parquet. Aggiunto con un po' di sfagno giusto per mantenere più umide quella parte delle radici che pescano poco e vedete che i bulbi sono un pochino secchietti. Non facciamo niente altro che riprendere il vaso di terracotta dove lei era prima, di inserire tutto qua nuovamente, nuovamente qua, e poi cerchiamo di, se vedete bene, questo è una zattera vaso. E vi spiego poi il perché serve, anche se ho fatto già un altro video al riguardo. Una volta che abbiamo fatto questa nostra zattera vaso, qual è il risultato importante? È che la pianta sta un pochino più inclinata rispetto a prima. Abbiamo aggiunto lo sfagno che ci permette lo sfagno di poter dare a lei possibilità di essere un pochino più sollevata, così che i bulbi che nasceranno fuori ancora verranno fuori da sotto e non diamo problemi alla pianta. Per aggiungere un pochino più di umidità, rimettiamo dentro il labillo che avevamo dentro. Avevamo già il dendrobium e il labillo. Rimettiamo dentro il labillo. Il labillo ci serve innanzitutto per dare stabilità, perché non la utilizzeremo come zattera, ma sarà una zattera agganciata ad un vaso, così che l'umidità che dà il substrato salendo aiuta la pianta ad avere umidità. In più abbiamo aggiunto lo sfagno in modo tale che lo sfagno ci permette di far rimanere più umide quelle radici. Quindi uniamo sia la versatilità della zattera che la praticità del vaso stesso. Allora, il substrato serve sia per tenere ferma la nostra zattera, anche se abbiamo detto che zattera non è una semi-zattera. Una volta che abbiamo fatto il tutto, che abbiamo sistemato, avremo senz'altro il vaso che avrà maggiore stabilità, avrà maggiore umidità, perché tutta l'umidità nel vaso salendo permetterà a questa pianta di poter beneficiare dell'umidità stessa. Eccola qua, questo è il lavoro fatto. Cercheremo di farlo andare meglio sotto, farlo andare meglio sotto. Poi l'obiettivo sarebbe quello di poter permettere al dendrobium di allargarsi e di espandersi, colonizzare poi il vaso. L'obiettivo sarebbe quello. Quindi l'abbiamo un pochino sollevata dalla situazione. Mandiamo qualche pezzettino di labillo dietro, sperando che riusciamo a mandarlo dietro, sperando di riuscire a mandarlo dietro alla zattera. L'importante è che rimanga inclinata in questa maniera in modo tale che la pianta possa beneficiare della maggiore umidità.
Ok. Allora, ho finito il lavoro, praticamente ho rimesso il Dendrobium aggregatum all'interno dello stesso vaso in cui era prima. Ho riaggiunto lo stesso labello che era prima, ho aggiunto questa specie di sdraia, ma non è una sdraia, è il pezzettino di legno di parquet che vi ho fatto vedere, inclinata in modo tale che rispettiamo il suo andamento particolare, perché l'aggregatum e il Jenkinsi sono due tipologie di dendrobium che vanno un pochino a storcersi. Non la potrei mettere in casa perché in questa condizione in casa la zattera mi vivrebbe poco perché dovrei continuamente bagnare e mi piace soprattutto rispettare la sua natura, cioè che è quella di portarla di fuori e farla stare all'aria aperta. Ho aggiunto un pochino di sfagno qui dietro. La base proprio il punto di partenza, ho aggiunto un altro pochino di sfagno, andiamo a portare fuori. Allora, eccola qua. Abbiamo messo questa situazione, abbiamo messo il dendrobium in zattera con la portabilità del vaso in modo tale che la possiamo spostare. Lo sfagno manterrà più umidità, abbiamo detto sicuramente alla base delle radici, poi ci penseranno le radici a sentire il legno, a sentire il legno ad agganciarsi perché il legno pure manterrà l'umidità. Ancora siamo con il pieno caldo, quindi c'è bisogno che tutto quanto il labillo che ogni giorno bagnerò mi dia l'umidità di risalita a tutta quanta la pianta. In questa maniera sono sicuro di poterla soprattutto rispettare nel suo portamento particolare, in modo tale che possiamo sia gestirla, tenerla, muoverla tranquillamente in casa, possiamo muoverla dall'interno all'esterno, non abbiamo problemi che il vento o il temporale o gli acquazzoni ce la possono in qualche maniera rovinare e in questa maniera qui sono sicuro che lei stessa riuscirà ad autoregolarsi, quindi le radici andranno sotto in profondità, si guideranno a prendere l'umidità, nello stesso tempo in questa maniera abbiamo aggiunto un pochino più spazio a lei se vuole crescere come lei ama crescere in maniera un po' aggregata e storta. Eccoci qua. A presto.